Ora prova 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 va ok direi che così è meglio eh. sono le 10 e due minuti eh, non è mai successo che abbiamo iniziato una cosa puntuale e non credo che inizia, succederà nemmeno oggi intanto vedo il benvenuto a tutti quelli presenti eh, stiamo aspettando in particolare l'arrivo eh, eh, dei candidati all'elezione all del collegio dei garanti eh, non magari gli diamo un colpo di telefono, forse è meglio. Eh, adesso li chiamo io. Eh, vabbè, eh, diciamo i dieci minuti pseudo accademici, ce li siamo pre sempre presi, li prendiamo anche questa volta. Um, vi direi uh, di approfittare se volete del bar alpino però credo che gli alpini in questo momento siano tutti uh, dietro ai fornelli quindi forse no, non è possibile se no altrimenti potevate prendere un caffè ma mi sembra che non, 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 non possa essere quindi vi chiedo la cortesia di aspettare una decina di minuti e poi partiamo cerchiamo comunque di rimanere entro i termini e i tempi uh, mi stacco un attimo accumulato il quarto d'ora accademico quindi direi di partire ma quest'anno facciamo una cosa un po' diversa dal solito e quindi cercheremo anche di tediarvi se mai vi abbiamo tediato di meno allora come tradizione la partenza dell'assemblea la facciamo eh, diciamo salutando il padrone di casa in senso l'arrivo il padrone di casa qua del luogo è impegnato a cucinare quindi lo salutiamo e lo ringraziamo poi dopo um, Invece, eh, diciamo la gratitudine dell'Associazione per il territorio di Brusasco, che da tantissimi anni ci ospita qui per lo svolgimento dell'Assemblea e eh, più in generale ultimamente che ci sta ospitando anche, poi ne parleremo nel corso dell'Assemblea, faremo un approfondimento sulla situazione delle nostre sedi territoriali. E il Comune di Brusasco ci ha usato questa grandissima gentilezza di ospitare i nostri dipendenti temporaneamente in Palazzo Elena, eh, allestendo eh, diciamo una postazione che comunque è in un palazzo prestigioso, uno dei palazzi storici più importanti del nostro territorio. E, eh, e poi ci hanno anche dato disponibilità di locali dove andare a stoccare i nostri materiali e ci sono alcuni approfondimenti che stiamo facendo dei quali poi parleremo in corso di assemblea. Eh, che ipotizzano tra le varie eh, soluzioni anche un insediamento proprio diciamo istituzionale più forte qua sul territorio del comune di Brusasco. Per tutti questi motivi e, e anche per il fatto che è eh, dovere di chi è ospite di un territorio eh, ringraziare il territorio nella sua totalità e quindi quale miglior rappresentante del territorio che il sindaco del comune di Brusasco, quindi eh, do, ti diamo il microfono. E ti è già acceso. Sì, e ti coinvolgiamo come al solito in questo saluto iniziale. Grazie, grazie Daniele, grazie Presidente, grazie a tutti voi. Sì, quest'anno con l'associazione Senza fili abbiamo avuto modo di confrontarci e di collaborare in modo più stretto ancora rispetto a quello che facevamo negli altri anni. Devo dire che però è sempre un piacere perché quando si cerca di aiutarci vincennevolmente con delle associazioni che molto hanno fatto e stanno facendo per tutto. È comunque una soddisfazione grande, anche per chi fa l'amministratore pubblico. Non anticipo quanto dirà poi Daniele in seguito, ma chiaramente sarebbe sicuramente positivo riuscire ad ospitare in modo definitivo, la la sede centrale, magari, di, di senza fili, proprio qui a Brusasco. Ahimè, altri enti che non sono il comune, hanno dei tempi un pochettino lunghi nella. Uh, così nelle procedure amministrativo-burocratiche. Spesso ci si lamenta dei comuni, ma ci sono enti che sono ancora più burocratizzati rispetto ai comuni. Detto questo, direi di, di non dilungarmi più di tanto. Avremo modo con chi ci sarà di scambiare magari due parole anche durante il pranzo e quindi adesso lascerei la parola al Presidente per la parte formale e istituzionale dell'Assemblea dell Indiatoriana. Ancora benvenuti e grazie mille a tutti. Grazie. Eh, grazie Giulio. Tu ci sarai dove nella parte in cui parleremo delle sedi? Che sa eh. Ok, non ti preoccupare, tanto riferirò le cose che, che sono in atto con voi. Poi se sarai qui e se vorrei ovviamente. Se, spero di non dimenticare nulla, ma comunque in ogni caso sarei eh, aggiornerò l'assemblea su, su quanto stiamo portando avanti in eh, collaborazione e sinergia con voi. Grazie mille, Giulio. Vabbè, eh, dieci anni di vita dell'associazione che si celebrano quest'anno eh, e per dieci anni, voi lo sapete, è stata fatta una narrazione da parte del Presidente di quelle che erano le attività svolte dall'associazione nell'anno precedente quali erano le prospettive, le aspettative eh, dell'associazione per l'anno a venire, che poi è l'anno in corso, e, eh, ed è stato una, eh, diciamo, un protocollo eh, abbastanza consolidato e, e soprattutto ricorrente. E le assemblee che abbiamo tenuto dall'inizio della vita dell'associazione ad oggi, compresa quella attuale, sono 12, perché eh, abbiamo fatto eh, diciamo, eh, quella che è la prassi, cioè l'assemblea annuale ordinaria, che è quella che deve approvare il bilancio ed è quella che si svolge oggi. Eh, ci sono state due assemblee ordinarie aggiuntive, una perché banalmente in un'assemblea dimenticammo un punto all'ordine del giorno e questo avveniva nel 2020, ma capite che nel 2020 eravamo un po' tutti sceccherati, per cui, eh, poteva... per cui a, a novembre abbiamo dovuto fare questa seconda puntata dell'assemblea e eh, utilizzarla per nominare il nostro revisore del fondo. Poi eh, c'è stata l'ulteriore assemblea ordinaria ma aggiuntiva, non voglio usare il termine straordinario perché quella è un'altra cosa. L'assemblea aggiuntiva che si è tenuta nel 2021, che è l'assemblea che è stata fatta per eh, cambiare lo statuto, cosa che ha poi permesso di eh, poterci registrare al registro unico del terzo settore e quindi con tutte poi le. Eh, I vantaggi, le caratteristiche eh, positive che ci sono state per eh, eh, diciamo, l'inserimento a tutti gli effetti dell'associazione nei vari registri dove già c'era prima, quando l'abbiamo registrata come associazione di promozione sociale, eccetera. Ehm, visto che siamo arrivati al decimo anno, visto che siamo arrivati alla dodicesima, e visto che alla fine le persone, in, uno invecchiano quando io ho pensato insieme ad alcuni amici e poi ho portato avanti insieme a, a in stretta sinergia con i colleghi di consiglio direttivo l'associazione avevo 10 anni in meno, quindi teoricamente ero ancora nella fascia d'età in cui si poteva pensare di essere un po' giovane. Adesso allora per tutti questi motivi anche perché oramai questa è una realtà che naviga, cammina in modo autonomo, indipendente robusto e non ha più bisogno di quell'ombrello protettivo che sempre abbiamo cercato di darle attraendo su di noi, sul consiglio direttivo, sul presidente in particolare, tutte quelle che erano le potenziali mine che arrivavano da tutte le parti e che vi assicuro ne sono arrivate tantissime. Magari con un po' di presunzione eh, si può pensare che adesso questa realtà sia più consolidata e possa dare spazio in modo strutturato a tutta una serie di persone più giovani di noi, che quindi hanno anche non sto dicendo che mi dimetto eh, attenzione, eh, ho visto le facce, ho detto, no, non mi dimetto ancora e eh, eh, che eh, possono, anche in virtù della loro giovane età, apportare all'associazione un contributo di idee che eh, sia sicuramente più innovativo, eh, più lo stato dell'arte è più aggiornato quindi quest'anno si cambia io adesso farò con voi ho messo insieme una carrellata di una ventina di fotografie e scorrerò velocemente con voi l'album di ricordi di questi dieci anni di associazione ma poi lascerò la parola a una serie di persone che più giovani di me e più giovani di noi del consiglio Uh, vi racconteranno come stanno evolvendo determinati progetti e come si sta strutturando uh, il futuro tecnico e anche uh, di attività, quindi di attività tecnica, ma anche di attività sociali dell'associazione. E in particolare la cosa a cui tengo molto è il coinvolgimento di Simone, Simone Pagnati eh, che è stato mio allievo, eh, che è un uomo del territorio, che è, è, ha... Collaborato da sempre con l'associazione, ha fatto il suo tirocinio del terzo anno in associazione, poi eh, ha fatto la tesi eh, con me, però lavorando su temi che avevano una ricaduta pratica poi sulle esigenze tipiche di un WISP, quindi fondamentalmente della rete associativa. Si è laureato lo scorso anno. Gli abbiamo fatto una proposta che lui ha accettato, e di questo lo ringraziamo io e i consiglieri, lo ringraziamo molto, di, essere, di diventare direttore tecnico dell'associazione. Quindi praticamente in questo momento la rete associativa, la rete che dà la distribuzione di internet ai soci è nelle sue mani e quindi mi sembrava giusto, ci sembrava giusto che da quest'anno, visto che abbiamo una persona così capace, così brillante e così presente, la narrazione tecnica dell'associazione fu affidata a lui. Poi eh, c'è il solito Dario, anche lui comincia a invecchiare, ma sempre più giovane dei consiglieri è, che eh, ci racconterà che cosa lui, Mauro e, e tutti, eh, diciamo, il team che collabora così fortemente, così attivamente con le scuole eh, stanno facendo. E poi abbiamo un progetto sorpresa. Una, una nuova attività che purtroppo non ci sarà presentata dalla uh, socia uh, Angela Luparia che doveva essere presente oggi, che l'ha ideata, che l'ha perfezionata e la sta costruendo, uh, ma ce la narrerà in un video che vi proietteremo, e poi ovviamente da qui nascerà la possibilità uh, per chi vorrà. E sarà poi anche comunicata con una pioggia di mail a tutti e eh, poi partiremo con la eh, distribuzione dell'informazione. Eh, vedo arrivare chi ci ha portato le, eh, i viveri, o perlomeno, e eh, grazie, grazie. Benvenuti anche, tra l'altro, a tutti i sindaci presenti, in particolare. Eh, vabbè, abbiamo già salutato il sindaco di Brusasco poi adesso io ormai non vedo più nulla quindi non vorrei dimenticarmi qualcuno ma vedo il sindaco di Odalengo Grande vedo il sindaco di Settimo Vittone e scusatemi se non arrivando fino in fondo mi sono indicato qualcuno Oh Marco buongiorno vedo il nostro galante in scadenza proposto per una rielezione eh, sei benvenuto io ho cazzeggiato fino adesso aspettando la, la, il tuo arrivo adesso diciamo, partiamo quindi a differenza del solito dove io mi mettevo qui per tutta scena, io mi siedo con voi e in questi dieci minuti che mi permetteranno di lanciare poi di lasciare la parola a Simone eh, volevo, ci tenevo quest'anno a percorrere questo album di ricordi che cosa mi avete dato? questo non è il telecomando ho appena detto che bisogna affidarsi ai giovani eccetera It's... Sì, va bene. Allora. Eh, Sono troppo distante, sì. Allora, questa qui è il nostro sito web e non so quanti lo sanno. Mi, mi, fa, mi faceva piacere raccontarvi un po' di cose. Sapete questa che cos'è? Questa è una foto del Lago Trasimeno fatto da un bar che si affaccia su una spiaggia del Lago Trasimeno, dove io mi trovavo un sabato, che è stato il sabato in cui mi è arrivata la uh, proposta di appuntamento dalla. Uh, dal Ministero, dal Mise, che mi diceva che io mi dovevo recare là lunedì per presentare il progetto dell'associazione e dovevo anche avere un sito web. Quindi per... io non sapevo come fare. Da lì al lunedì mattina è nato il sito web dell'associazione e il... la prima pagina è una foto che da quel bar dove ho ricevuto quella telefonata ho fatto sul lago. Ehm poi vabbè per scaramanzia, per non lo so, è rimasta. Comunque, se non lo sapevate, il fatto di avere qualcun, questo lago suo è, è, è dovuto solo a quello, che fu il momento in cui arrivò la telefonata dal Mise che ci concedeva l'autorizzazione. Questo è il grafico che fu fatto vedere. Uh, 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 in tutta una serie di eventi a fine del 2014 che faceva vedere la progressione del numero di utenti sperimentatori che a Verrua utilizzavano un servizio sperimentale che era quello del... Uh, Politecnico di Torino, che all'epoca dava internet gratuitamente agli abitanti a patto che gli abitanti utilizzassero solo quell'internet lì. E, e la cosa per cui tutti si stupivano è che praticamente in un comune dove c'erano qualcosa come 500 famiglie, 250 famiglie accettassero di utilizzare solo un servizio sperimentale, ma è quello che io poi dopo utilizzavo come strumento per spiegare che in realtà proprio quella fidelizzazione, quella fiducia avrebbe consentito di andare oltre e quindi di fondare l'associazione. Io non so quanti eh, possono ricordare questo momento che è questa specie di riunione carbonara fatta nella fortezza di Verrua a novembre del 2014 quando in tutto segreto, Carlo benvenuto, in tutto segreto uh, fino ad allora andavamo a presentare con uh, uh, una serie di amici l'idea di costituire l'associazione. C'era un diluvio universale, qualcuno che era presente, se lo ricorderà uh, e ciò nonostante riempimmo uh, la fortezza. Questo è quello che è avvenuto dopo, ricordate eh, non vi dico che cosa è successo quando quella foto è arrivata al Politecnico e hanno visto che io ero arrampicato lì sopra in barba a qualsiasi prescrizione di sicurezza sul lavoro. Eh, questo invece è un mese dopo... Quando Riccardo Luna mi invita a Milano a parlare del modello associativo in quello che fu la prima riunione dei Digital Champions, e quella è stata un po' l'unica cosa che diciamo, se vogliamo, è un minimo di eh, rimorso perché era pieno di Digital Champions. L'intento di Riccardo Luna era quello che io spiegassi a loro come fare l'associazione, io glielo spiegai. Però purtroppo poi eh, diciamo siamo rimasti solo noi. Eh, questo è quello che eh, successe subito, e cioè in barba qualsiasi previsione fatta da chi che sia, che mi diceva che avremmo chiuso dopo qualche settimana, appena nasce l'associazione, quasi tutti gli sperimentatori di verrua aderiscono e addirittura aumentano, cioè sono, sono diventati di più quelli che avevano interesse a pagare pur di consolidarsi all'interno di un progetto così strano, così anche nuovo. E questa è la nostra prima assemblea che per quei 350 soci eh, che erano iscritti nell'aprile del 2015 con 320 partecipanti in presenza, Uh, dovevamo farla all'aperto, meno male che non pioveva quella volta, uh, questo è il dongione della fortezza e c'era praticamente tutto il comune di Verrua riunito lì uh, per deliberare la variazione del nostro primo statuto. Uh, Questa è una cosa importantissima, è la prima lezione che Mauro ha fatto, o una delle primissime, ma credo prima perché ero venuto a fotografarti eh, con lo scrupolo di avere quasi tutti i ragazzi girati di schiena, poi ovviamente i ragazzi sono sempre un po' anarchici, quindi ce n'era un paio che. Eh, ed è quando è iniziata l'attività proprio più sociale dell'associazione, eh, che è stata coltivata da subito da Mauro. Eh, appena siamo partiti, eh, Mauro ha preso a cuore questo tema del portare la conoscenza della tecnologia all'interno delle scuole, prima lavorando con i più piccoli e poi man mano crescendo con i corsi per i più grandicelli, poi affrontando anche i temi importanti e delicati che Dario ci racconterà più tardi. Questo è il luglio 2015 quando apriamo la nostra prima sede ed eravamo uh, in questa di nuovo a Verrua perché all'epoca eravamo uh, concentrati sul territorio di Verrua. E questo è il momento in cui la nostra vicepresidente, alla quale mando un saluto da parte di tutti i soci. In questo momento, la nostra vicepresidente sta affrontando una seria difficoltà familiare e quindi non sarà con noi per il primo anno, per la prima volta dopo 12 assemblee. Ehm, con lei, l'allora parroco eh, di Verrua tagliano il nastro della nostra sede. Anche lì, vedete che c'era. Il, uh, il lago Trasimeno appeso, ma all'epoca non raccontavo qual era la genesi del lago Trasimeno. Questo è il convegno di novembre 2015, quando a Verrua abbiamo presentato il modello di Senza Fili, pensate che vennero da tutta Italia, vennero due persone dalla Sardegna, 300 persone buttate dentro una tensostruttura sul dongione e questo è il momento in cui ho tirato fuori la lavagna e ho spiegato facendo i conti come si faceva a fare l'associazione. Sono venuti a tutta Italia ma anche lì purtroppo poi il passo successivo di fare un'associazione come la nostra non si è quasi realizzato. Questo è il premio che ci ha dato SMAU come migliore startup. In effetti siamo una startup, qua... eravamo una startup per quanto anomala e... e siamo stati premiati per quello e questo era a fine novembre 2015. Eh, All'inizio di dicembre 2015 la riunione di, eh, di tutti i Digital Champions alla presenza della loro Presidente del Consiglio a Venaria, dove eh, fu invitato nuovamente da Riccardo Luna a spiegare che cosa avevamo fatto e eh, ricordo che eh, mi fecero qualche battuta dicendo avete, e lì c'era Renzi all'epoca seduto e detto avete eh, copiato il modello 80 euro di Renzi e io dissi non in pubblico però dopo quando uh, uh, mi ritrovai con alcune persone gli ho detto ma io conto di durare molto di più io non so se gli ho portato male e in questo diciamo noi siamo durati e lui a me eh, dopo qualche mese eh, le andà ma comunque eh, questa è eh, una delle riunioni che eh, si sono succedute tantissime, questa era Cocconato nel 2016, te la ricordi vero Celestino, quando presentavamo l'associazione nei nuovi comuni perché poi l'associazione comincia a crescere e tutte le volte era un bagno di folla, vabbè bagno di folla compatibilmente col fatto che andavamo in comuni che avevano eh, 1.000 abitanti o 1.200 o 1.500 abitanti. Questa è una presentazione che sono stato invitato a fare all'Unione Europea di come avevamo sviluppato l'associazione. L'associazione entrò nel 2016 in un libro bianco dell'Unione Europea con le, best le, le 10 best practices sulla uh, distribuzione di Internet nel, uh, sul territorio europeo. E questo è un momento uh, che ricordiamo sempre con piacere perché ad ottobre del 2016 60 sindaci si ritrovano al, al santuario di Crea e eh, firmano un protocollo che eh, praticamente dove dichiarano la, il senso di eh, appartenenza, ai principi espressi dall'associazione e da qui nasce l'espansione territoriale che occuperà tutto il 2016, il 2017. E mi, mi fa ridere sempre vedere questa foto perché al di là ovviamente di chi sindaco non era, ma eh, l'amico che adesso non c'è più, Luigi Pessina di Terrugia, che era l'unico che pur di mettere la fascia, vero? Eh, tu che l'hai conosciuto. E eh, di fatti eh, questo è il momento in cui diamo il premio alla, uh, uh, a Don Mancinelli, che è il rettore del santuario di Crea che ci aveva ospitato. Poi cominciamo ad attrarre anche dei finanziamenti, eh, questo grazie alla scrittura e al lavoro fatto da Dario ci portò un finanziamento della CRT che ci permise di comprare tablet e computer dai quali è partito il lavoro di Celestino e di tutti i suoi boys per fare i corsi, questo credo fosse il corso di apprendimento, l'uso del computer a Grana, Monferrato. Uh, queste invece sono le attività che Mauro e Dario facevano, le abbiamo anche esportate fuori territorio. Qui siamo andati all'Internet all Festival di Pisa, ci siamo stati più anni eh, con grandissimo gradimento da parte dell'Internet Festival anche. Eh, poi arriva il lockdown e ci siamo reinventati i cineasti, e da quell'esperienza poi sono nate tutta una serie di cose. Qui io e Marco Di Giovanni, tutte le domeniche, andavamo a riprendere il nostro Don che celebrava Messa di fronte a me e lui, e basta, e lo trasmettevamo a tutto il comune, ma non solo. E, un, alcune messe di Don Corrado permangono tuttora come le più viste eh, tra tutti gli episodi YouTube rappresentati. Uh, dal, sempre nel lockdown facciamo questo progetto che è ancora vivo adesso che aveva oh aspettate davide davide vieni davide stanca scusate tanto quasi finito e poi lascio la parola che vi parlerà più seriamente Allora, come, eh, allora, per chi eh, rimarrà a pranzo, come tutti gli anni abbiamo il supporto straordinario dei ragazzi dell'alberghiero di Cavaglià o di Biella, cosa devo dire? Di Cavaglià eh, siamo eh, eh, coordinati dal loro professore Davide eh, e mi dicono che sono loro che... Eh, eh, Alcuni di voi sono veduti più volte, vero? Tu, tu sei Eric? Allora, complimenti mi dicono che tu sei appena diventato campionato italiano di Barman. Eh? Mica altro eh. ehmiamo. Andate pure a lavorare, eh. grazie. Questo è il progetto Nonni Più Vicini che ancora è in vigore adesso che abbiamo lanciato nel lockdown per permettere alle case di riposo che non avevano mica i collegamenti di avere dei tablet e delle schede telefoniche per parlare con i uh, parenti che non potevano andarli a visitare. Uh, questo sulla base del, uh, delle nostre esperienze messa abbiamo cominciato a fare streaming ed è nata l'idea nel 2018 22, di fare un convegno che si doveva tenere a Verrua. Poi, in realtà, l'abbiamo fatto in teatro Crescentino per parlare del cambiamento climatico. Che è andato benissimo, 200 partecipanti. L'avevamo coniato la Senza Confini Fest. Questa era la sala per parlare di un tema così importante ma anche così specifico comunque avevamo riempito la sala Crescentino c'era sicuramente qualcuno di voi l'abbiamo replicato l'anno scorso a Giugno a Casale Monferrato 300 partecipanti e l'abbiamo poi clonato anche in una serie di attività che si sono interrotte quest'anno per una serie di motivi contingenti ma che riprendiamo a partire già da questa primavera con il suo seminario e poi con altre cose il martedì Monfling dove abbiamo affrontato i temi più vari di interesse del territorio. Uh, intanto è arrivata l'iscrizione a Runz, una lunghezza eterna, ma comunque ci è arrivata e poi per finire oh, c'è una foto da vabbè, uh, questo è il teatro di Tortona. Quest'anno abbiamo staccato il nostro evento di, eh, diciamo che oramai tutti gli anni narra l'evoluzione di quanto fa la scienza per studiare il cambiamento climatico, l'abbiamo staccato da quella che si chiama Senza Confini Fest, a Tortona avevamo 350 partecipanti in teatro, 80 studenti di scuole, che, eh, hanno, di scuole superiori che ci hanno seguito, abbiamo fatto un concorso per le scuole alla quale stanno partecipando 60 ragazzi che rielaboreranno le relazioni fatte dai relatori, tutte persone diciamo, che studiano le varie spaccettature del cambiamento climatico da un punto di vista ehm, dell'agricoltura, da un punto di vista del clima in se stesso, delle applicazioni industriali, eh, del trasporto e del mantenimento e della conservazione e delle risorse idriche. Eh, con tipicamente un approfondimento poi sulla viticoltura, perché comunque è in, nel territorio piemontese è sempre un dato importante. Quest'anno, a differenza degli altri anni, non abbiamo avuto la necessità di finanziare l'attività e abbiamo la coda già per di quelli che ci chiedono di portare in giro questo convegno anche nei prossimi anni. E questo a partire dalla messa che registravamo io e Marco. Eh, nel 2020 siamo solo nel 2024 mi pare un risultato straordinario sto sinceramente valutando insieme con i colleghi di consiglio la possibilità anche di accreditarlo nel circuito TED e abbiamo tutte le credenziali oramai per farlo che vorrà dire che sarà un ulteriore salto di qualità eh, questo per dire che l'associazione in questi anni ha avuto un percorso di crescita che non ha mai fatto mancare la sua attenzione al alla componente di rete, perché poi quello è un servizio primario che si cerca di dare e si cerca di dare nel modo migliore possibile, ma al tempo stesso non abbiamo mai dimenticato né trascurato quello che invece è la nostra attività sociale e anzi l'abbiamo sempre fatta crescere e in questo momento eh, con quello che vi sarà raccontato da chi mi seguirà e soprattutto da chi seguirà Simone e con i martedì Monfrin e con l'evento sul cambiamento climatico abbiamo inserito un tassello importante nella progressiva evoluzione dell'associazione cercando di mantenerla sempre più presente eh, anche proprio dal punto di vista sociale. Io mi fermo, come vedete non vi ho raccontato delle cose tecniche però mi faceva piacere stare a con voi a scorrere questo album di fotografie e invece come ho detto largo ai giovani e quindi Simone a te la parola per descrivere che cosa hai fatto e come si è evoluta la rete grazie Daniele eh, in questa breve presentazione vi illustrerò lo stato attuale della rete, com'era una volta e quali, sono state fatte, quali modifiche sono state fatte nell'anno passato per migliorare la qualità del servizio. Per molti soci la rete di senza fili è praticamente la CPE installata sul tetto e collegata al campanile. In realtà dietro tutto questo c'è un mondo abbastanza sconfinato, composto da tre grosse sezioni, possiamo così definirle. Che sono i vari punti di prelievo di banda, dove la rete wireless entra nella rete internet tramite la fibra ottica. C'è poi la rete di trasporto, che è la rete composta da tutti i ponti radio che collegano i vari punti d'accesso. E infine c'è la rete di accesso, che è quella che vede il socio, sarebbero i campanili, è quella che vede il socio quando collega la cpa. Partendo dalla rete dei punti di prelievo di banda. Questa era la situazione fino a diciamo giugno 2023. Come potete vedere, avevamo quattro reti distinte, che lato logico possiamo identificarle come proprio quattro reti internet completamente separate. Come vedete, avevamo eh, quattro punti di collegamento in fibra ottica dove ci interfacciavamo con il nostro provider e praticamente lui ci forniva internet noi lo prendevamo e lo portavamo nella rete. Questa struttura aveva una serie di problemi. Primo fra tutti che essendo quattro reti separate, noi non potevamo effettuare dei collegamenti tra le varie zone. Ad esempio noi non potevamo installare un ponte radio, facendo un esempio, tra Cocconato e Montiglio, perché uno fa parte della rete di Saluggia e l'altro della rete di Casale. Un altro problema era... La banda, che come vedete era fissa, quindi poteva capitare che, ad esempio, eh, a Casale saturassimo i 2 gigabit, ma invece in Salugia ne avessimo ancora molti a disposizione. E, un altro problema è che, essendo quattro reti diverse, eh, in ogni punto di accesso a Internet noi dovevamo annunciare una rete IP. Poiché l'associazione dispone di solamente quattro reti di indirizzi IP, noi non potevamo aggiungere ulteriori punti di prelievo in giro per la rete, perché avremmo avuto bisogno di ulteriori reti. Con il nuovo design, che abbiamo iniziato a implementare a luglio del 2023 e sta andando avanti tuttora, noi ci interfacciamo con il nostro provider in un unico punto, che è un data center a Torino, e lì annunciamo le nostre quattro reti IP. Da lì abbiamo quattro collegamenti in fibra ottica che vanno nei vecchi punti di commutazione e questi collegamenti sono interamente sotto il nostro controllo. Quindi noi possiamo, grazie a questo design, possiamo interconnettere le varie reti che prima erano separate, e possiamo gestire meglio la banda, perché come vedete abbiamo quattro link da 10 gigabit, e possiamo distribuire i 20 che abbiamo nell'accesso a internet a nostro piacimento sui, sugli altri quattro link in fibra. E un altro punto fondamentale è che possiamo aggiungere punti di commutazione in fibra ottica a piacimento, perché faranno tutti capo al uh, data center di Torino. Per quanto riguarda la rete di trasporto, che è la rete che collega... Eh, i punti di commutazione in fibra ottica con la rete di accesso, abbiamo fatto delle migliorie anche qua e vanno tutte nella direzione di rendere la rete più magliata. Mentre negli anni precedenti la rete aveva una struttura d'albero, quindi tra il punto di commutazione in fibra e i punti di accesso c'era solamente un percorso, con la nuova architettura stiamo cercando di offrire più opzioni al traffico internet. Per far sì che in caso di guasti i protocolli che abbiamo implementato possano reindirizzare il traffico automaticamente sui percorsi alternativi. E, um, un altro punto fondamentale è che quando ho iniziato a lavorare sulla rete ormai due anni fa, avevo molti problemi di saturazione delle tratte di trasporto perché si utilizzavano delle tecnologie abbastanza antiquate, diciamo. Negli ultimi due o tre anni abbiamo sostituito completamente tutti questi ponti e al momento non, si presenta, non abbiamo colli di bottiglia nella rete di trasporto, anzi abbiamo molta più banda di quella che effettivamente viene richiesta. E, sì, come poi accennavo prima abbiamo anche migrato la rete a livello IP, eh, il che significa che c'è molta più ridondanza e appunto molti più percorsi per il traffico internet. Per quanto riguarda la rete di distribuzione, che è quella a cui si collega l'utente finale, abbiamo avviato una sperimentazione nel 2022, come alcuni di voi si ricorderanno, nei comuni di Salugge e Cavagnolo. Tale sperimentazione utilizzava questo nuovo standard Wi-Fi. In particolare adesso mi concentrerò sull'802.11 AY che è uno standard che utilizzando le frequenze a 60 GHz invece che quelle a 5 utilizzate attualmente nella, maggior, pa nella maggior parte della rete, eh, presenta diversi vantaggi. Il principale è che eh, è uno standard praticamente immune alle interferenze, quindi se noi diamo 100 Mbps al socio, i 100 Mbps sono quelli, indipendentemente dall'ambiente circostante. E anche dal, dal traffico, poiché questo standard qua ha una capacità molto più elevata rispetto a, al precedente 802.11ac, che è in utilizzo ancora in molti punti d'accesso. Eh, queste sperimentazioni hanno avuto successo, infatti, adesso stiamo pian piano implementando questi standard nella rete dell'associazione. L'unico problema è che. Le CPE, di questo, le CPE utilizzanti questa tecnologia sono un po' più costose rispetto a quelle vecchie. Questa è un'altra tecnologia che abbiamo utilizzato, abbiamo sperimentato nel comune di Verrua per i soci collegati al municipio. E rispetto al, al 60 GHz questa qua è più adatta a coprire zone rurali e scarsamente popolate, poiché utilizza comunque la tecnologia 5 GHz per cui può coprire distanze più elevate, però è più immune alle interferenze e ha una capacità maggiore, poiché utilizza questo nuovo protocollo qua, che garantisce una maggiore capacità. E come dicevo prima, la... queste due nuove tecnologie verranno pian piano implementate nella rete dell'associazione. Al momento abbiamo attivato un primo punto d'accesso nella fazione Sant'Antonino di Saluggia, che è già operativo. E nelle prossime settimane passeremo a implementare un Cavagnolo, Brusasco, Salugia e Cigliano, non appena avremo terminato i lavori. Per passare ai nuovi standard, eh, i nuovi soci hanno la possibilità di acquistare la CPE. La CPE è a carico del singolo socio. L'associazione mette a disposizione i nostri tecnici eh, che effettueranno l'installazione e il puntamento gratuitamente. Sarà anche possibile aderire effettuare l'adesione utilizzando direttamente questo standard dove è presente. E una cosa fondamentale è che la quota di rinnovo annuale resterà invariata anche per i soci che passeranno a questa nuova tecnologia. Non ci siamo completamente dimenticati dei vecchi punti d'accesso, quelli che continuano ad utilizzare lo standard 802.11 AC. In attesa di migrare la maggior parte della rete, il lavoro che faremo in questi punti è quello di dividere i soci che attualmente sono connessi in un'unica radio su più radio. Ad esempio questo è il comune di Salamonferrato, come vedete questa è la situazione attuale, dove ci sono tre radio e molti soci accentrati in un'area una, un molto ristretta. Questa, questo è il punto di accesso dopo che è stato riprogettato. Come vedete ci sono ancora le tre grandi distribuzioni, ma ce ne sono anche molte più piccole. Questo aumenta la capacità della rete e mh, la rende più resistente alle interferenze, perché essendo i settori molto più piccoli ricevono molto meno rumore dall'ambiente circostante. E, mh, Aggiungeremo anche ulteriori punti d'accesso nei comuni che, che sono densamente popolati e con molti soci. Il bilancio di tutti questi lavori è quello che potete vedere qua, circa 100.000 euro per i dispositivi di rete, 22.000 per il materiale elettrico, quindi cavi, staffe, tutta la parte fisica per l'installazione dell'antenna del campanile e 1.000 euro per i test dei vari dispositivi nuovi. Sembrano cifre enormi, però se noi, le se noi teniamo conto che un router Cisco, che è quello che viene usato dai grossi provider, costa intorno ai 30.000 euro, 100.000 euro di spesa in un anno per un servizio che comunque funziona sempre bene a livello, mi sembra un ottimo risultato. Il, 2024, il programma del 2024 è quello di aumentare il numero di punti di commutazione in fibra nella rete sul territorio, aggiungerne quanti più possibile, anche a bassa capacità, l'importante è che ce ne sia parecchi, per spezzare i salti nella rete wireless. Eh, continueremo ad aggiornare la rete di trasporto per adattarci alle richieste di banda e ai nuovi punti di commutazione in fibra ottica e appena possibile attiveremo dei nuovi punti d'accesso utilizzanti i nuovi standard in 60 gigahertz. Questo è tutto, grazie. Allora, vedete eh, che cosa si è cercato di fare nell'ultimo anno e mezzo, vi assicuro che non è stato poco. Un costo Uh, diciamo un investimento che non appare lì è quello legato al fatto che noi abbiamo dotato l'associazione di un team di installatori due persone e di conseguenza noi non dobbiamo più appoggiarci ad aziende esterne questo comporta Vabbè, a parte il costo del personale, ma comporta costi ulteriori legati all'aggiornamento delle persone, i corsi, tutte le dotazioni di sicurezza, eccetera, eccetera. Però se non avessimo fatto così sarebbe stato impossibile, perché è fondamentale avere le risorse interne per riuscire a procedere in un modo così serrato con tutti gli aggiornamenti. E volevo anche fare una nota. È vero che i router Cisco costano 30.000. O poi bisogna anche saperli gestire perché voi esatto. sapete che ultimamente eh, siamo passati, abbiamo cambiato il fornitore del trasporto. Eh, quella slide che lui ci ha fatto vedere, dove ci sono i vari punti nostri di commutazione che vanno a finire al data center. Adesso abbiamo un noto operatore nazionale che una volta era glorioso, adesso insiscono li yeah. gestisce e eh, eh, non dico niente benissimo. perché siamo registrati soprattutto oh. tu non dire niente eh, però eh, diciamo che poi quando va giù impiegano 12 24 ore a tirarli su con tempi decisamente superiori ai nostri ma qui adesso andremo in soccorso con tutta l'idea di aggiungere tutti questi nuovi esatto. punti di rete che cosa che possiamo fare che non potevamo fare prima lui non ve l'ha detto ma noi perché abbiamo quattro punti Beh, uno perché la fibra siate a prenderla dove c'era eh, e sul territorio non c'era ma c'è un altro aspetto che eh, nel momento in cui ci si collega ad un provider bisogna mettere a disposizione una rete che in linguaggio tecnico si chiama Barra24, cioè sono 256 pubblic IP pubblici che devono essere annunciati in rete e che vi permettono di stare nel mondo internet. Il problema è che noi ne abbiamo solo 4 gruppi, da 24 4 gruppi da 256, quindi non potevamo se non fossimo passati al sistema che vi ha illustrato avere più di quattro punti. Adesso stiamo sperimentando nuovi punti e l'idea a regime sarà quella di avere praticamente quasi una fibra per ogni, de, ognuno dei nostri comuni e quindi questo ovviamente annullerà poi tutte quelle che saranno le problematiche legate ai trasporti legate al fatto che il parroco spegne la luce nel campanile perché questo è, lo sapete quello che succede, i temporali eccetera eccetera. Quindi in futuro Non sarà un futuro super immediato, ma comunque Bene, abbiamo già attivate due. Eh, stiamo già stanno testando con due e stanno andando molto bene, sì. vero? Mm? Quindi, questo è un po': uh, quindi, in realtà, a stretto giro, e sicuramente nell'assemblea dell'anno prossimo potremo presentare tantissime novità, perché questo poi sarà il modo in cui faremo evolvere il tutto. Uh, Simone, grazie. grazie. Tra sì. l'altro, sì. devo anche. No. Lo dobbiamo anche ringraziare, perché lui ieri stava uh, preparando le sue slide tranquillo. Dopodiché, purtroppo abbiamo dovuto agire in emergenza perché uno dei nostri collaboratori è stato male ieri che è eh, la persona che normalmente si occupa dello streaming quindi lui e Giovanni si sono dovuti reinventare eh, registi di streaming nel giro di poche ore Cosa non... Giovanni che ringrazio che ci ha salvato ieri ci siamo messi qua a installare tutto di corsa quindi grazie va bene allora passiamo alla parola a Dario a sto punto per parlare di didattica o più in generale delle collaborazioni con le scuole Buongiorno a tutti. Metto più di lato, ok. Allora, ehm, con Mauro abbiamo preparato delle slide, cioè le ha preparate lui, io ve le presento invece. Cercherò di essere sintetico e rapido perché in realtà appunto eh, sono ormai quasi dieci anni e quindi è giusto comunque fare, come dire, anche da parte nostra un piccolo, insomma... Eh, è riassunto di quello che è stato fatto in questi anni. Quindi siamo partiti nel 2015, eh, anche noi sperimentando perché l'associazione così è iniziata e poi pian piano si è consolidata e, e quindi con il primo corso che era più rivolto ai bambini, avete visto prima l'immagine, ormai saranno adulti. <ride> Quelle persone lì, e um, poi pian piano abbiamo aggiunto un altro corso, quindi eh, dedicato a chi eh, frequenta le, le, le medie inferiori. E, um, nel 2017 siamo andati più volte, più anni, ospiti all'Internet Festival di Pisa, e lì abbiamo consolidato un'ulteriore proposta che è un gioco, un gioco di ruolo che proponiamo eh, nelle scuole. E, mh, poi c'è stato il, il lockdown e quindi l'impossibilità eh, per diciamo, quasi un anno intero di poter eh, intervenire nelle scuole perché nessuno ci andava a scuola. E, mh, e poi pian piano... Le attività sono riprese eh, fino eh, ad arrivare, eh, diciamo così, al cavallo tra il 21 e il 22, dove sono tornate a, a regime, ovviamente, con eh, le forze che abbiamo a disposizione. Eh, qui ci sono un po' di, di paesi, insomma, eh, sono tutti posti in cui siamo stati, eh, sono istituti comprensivi. Eh, che stanno un po' in, in tutto quanto il Piemonte eh, vedete che non c'è un'uniformità un che ovviamente di solito si entra si fanno 4 eh, 5 eh, diciamo così anni di classi e poi pian piano eh, si ritorna questo considerando che per quanto riguarda i il corso sull'utilizzo consapevole di internet la richiesta è sempre un po' di anticiparlo quindi siamo passati dai tre anni delle scuole medie alla quinta delle elementari e addirittura alle classi quarte elementari dove eh, in realtà se all'inizio era difficile parlare loro di questo mondo ora è molto più semplice perché si è decisamente abbassata l'età di utilizzo dello strumento. Poi quest'anno eh, ci siamo dedicati, eh, quindi abbiamo speso tempo e risorse per, per provare qualcosa di nuovo. Eh, da molti anni arrivavano da parte degli insegnanti e dei dirigenti scolastici la richiesta di ma perché non parliamo anche ai genitori, alle famiglie di questi eh, bambini e eh, ragazzi, e ragazze che eh, frequentano le scuole? Perché è vero. Eh, che noi interne... insomma, avevamo dedicato questi spazi a loro, però poi le famiglie le abbiamo un po' lasciate da parte. Quindi quest'anno, durante l'inverno, eh, abbiamo lavorato con il professor Canuto e il, 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 il dirigente e i loro colleghi del, dell'Istituto Serra di Crescentino eh, per organizzare... Un momento dedicato alle famiglie, agli insegnanti e anche ai ragazzi, eh, dove è stato possibile approfondire la tematica del bullismo e del cyberbullismo. Qual è stato il, il, nostro, il nostro aiuto, il nostro intervento? È stato principalmente nell'utilizzare tutti quei collegamenti, quella rete che abbiamo costruito negli anni, quell'esperienza che eh, ci siamo portati a casa dagli interventi nelle scuole e nelle classi, eh, per poter offrire a centinaio di persone che erano presenti, quindi centinaio di, di famiglie, con chiaramente tuta che questo eh, porta solitamente poi in casa, eh, di cyberbullismo e bullismo con delle altre associazioni con cui abbiamo collaborato, al di là dell'ente polizia postale, eh, come permesso negato e Zanshin Tech, che erano tutte eh, persone con cui nel tempo all'intera festival di Pisa abbiamo avuto modo di parlare, abbiamo avuto di, modo di scambiare due chiacchiere, di poter vedere come loro lavoravano e abbiamo ritenuto che fosse interessante e importante portare questa esperienza eh, in modo che diventasse eh, di utile alle famiglie. Un um, po' di numeri, perché eh, ci piace sempre un po' eh, flexare, come direbbero i ragazzi. Eh, dal 2015 ad oggi, quindi sono nove anni e iniziamo il decimo, abbiamo erogato 133 corsi nelle scuole, eh, abbiamo coinvolto quasi 3.000 eh, studenti, eh, a questo si aggiungono circa 400 che abbiamo visto nel, nei, nelle varie partecipazioni all'Internet Festival di Pisa eh, e poi abbiamo questo, questo nuovo evento che insomma... Contiamo di capire se c'è interesse poi per replicarlo, per provare a, a portarlo avanti. E chiudo, sono stato rapidissimo, eh, per ricordare che per tutti gli istituti comprensivi che sono interessati, possono essere interessati dai nostri corsi, dai nostri interventi, c'è modo di contattarci. La stessa cosa c'è la possibilità di, di poter affiancare me, Mauro, Sergio, Rodolfo e Antonio che, che stiamo portando avanti eh, i nostri insomma, i corsi, perché poi oggettivamente 133 corsi significa 103 spostamenti, 133 eh, persone che sono andate e hanno speso due ore più tutto quello che, che serve di preparazione per erogare i corsi. E quindi siamo sempre aperti a, a poter ampliare il numero di persone che possono fare questo tipo di, di azioni e e boh qua è tutto c'è il contatto della didattica e, grazie a tutti visto mentre qui ci sono domande del pubblico per Dario allora, ribadisco eh, proprio l'importanza eh, della collaborazione al team della didattica, soprattutto il team della didattica che eh, fa questo evento, adesso parte eh, diciamo, l'evento importante al quale hanno contribuito lo scorso anno, ma in realtà ci sono poi tutte le attività nelle scuole. E peraltro vedo qui anche eh, diciamo, rappresentanti di territori vari, quindi... Parlatene con gli istituti certo. e fateglielo sapere, loro sono ovviamente disponibili, l'importante è anche recuperare qualcuno in più che dia una mano e questo certo. ovviamente è sempre ben, eh, ben accetto. Va bene, grazie Dario, grazie Mauro per tutto quello che avete fatto con, insieme con i vostri collaboratori um, in questi anni. Allora, eh, un nuovo progetto, adesso andiamo con il video, vi do il via io. Un nuovo progetto che ci è stato proposto dalla nostra socia volontaria Angela Luparia ha messo, l'ha configurato, l'ha confezionato. Noi gli abbiamo dato qualche strumento che le permettesse poi di attuarlo. però l'idea è stata sua e con. Diciamo, l'intenzione in realtà di condividerlo, di condividerlo con tutti. Um, Angela ci ha, con ha contattato il consiglio direttivo l'anno scorso, eh, alla fine del pranzo sociale, e ci ha detto che eh, anche in virtù di quello che è il lavoro che lei fa, le sarebbe piaciuto far partire un progetto di raccolta di eh, testimonianze da parte eh, delle persone del territorio, soprattutto le persone anziane. E quindi ha avviato questo format di uh, banca della memoria, della quale vi parlerà, doveva essere qui, ma invece ve ne parlerà in questo video. E uh, noi abbiamo già acceso il canale YouTube dove andranno a confluire tutti i video che saranno registrati. E quindi quello che vi viene proposto oggi è l'idea e anche ovviamente... Di contribuire chiunque potrà contribuire semplicemente adottando il, il format che lei ha scelto e poi fornire il video. Ci sto tutta una serie di cose burocratiche da gestire con le autorizzazioni alla pubblicazione, eccetera. E poi dopo lei lo metterà in line. Ehm, non posso ringraziarla personalmente, l'ho già fatto ovviamente perché non è qui. Ehm, vediamo il video e poi direte cosa ne pensate. Maria che mi ha cresciuta e Pierina che mi raccontava sempre delle favole meravigliose. Mi piacerebbe poter riascoltare quei racconti o sentire ancora la voce delle mie nonne. Buongiorno a tutti, mi chiamo Angela Lupari e sono qui per presentarvi il progetto Memoria senza fili e senza confini. L'idea di questo progetto mi è venuta circa un anno fa, l'ho condivisa col professor Trinchero, il motivo per cui sono qua e che ringrazio. Sono partita dalla riflessione che siamo circondati da tante voci, che sovente però non dicono nulla, e da video privi di contenuto, mentre intorno a noi ci sono persone che pochi sanno ascoltare e le cui parole andranno perse per sempre. Mia mamma mi che ma indietro non ci più. Racconti e parole che per noi hanno un significato, ma potrebbero averne anche per altre persone. Oggi è possibile conservare queste voci e quei sorrisi, grazie alla tecnologia e grazie all'Associazione Senza Fili Senza confini. La memoria potrà essere senza tempo, condivisa per anni nello spazio infinito di internet e a disposizione di tutti coloro che sentono il desiderio di mettersi in ascolto. Vi sfidiamo e vi invitiamo a individuare quelle persone vicino a noi, a voi, nonni, genitori, amici, ma anche vicini di casa, sconosciuti che hanno tanto da raccontare, farle un video di pochi minuti o chiederci aiuto per farlo e partecipare a questo progetto. nei parli che fanno, ci questo ringrazio il Presidente Daniele Trinchero e il Direttivo dell'Associazione Senza Figli e Senza Coltini per la fiducia in quest'idea. Eh, sì. Allora, eh, seguirà all'assemblea una mail che manderemo a tutti la prossima settimana, a tutti i soci, con il, uh, i contatti e, e diciamo le modalità che si potranno adottare per la partecipazione a questa cosa. Eh, L'idea è molto bella, è chiaro che a fronte di una grande partecipazione, qui c'è un montaggio, qui c'è un'attività, un, un lavoro, come avete visto, che non è banale. E per il quale io mi sono già complimentato e credo di poter esprimere i complimenti di tutta l'associazione eh, a quanto Angela si è dedicata a questa cosa. Eh, lei raccoglierà i video, eh, ovviamente non solo sarà necessario avere la disponibilità di video girati dalle persone, ma eh, se qualcuno sarà interessato anche a collaborare con lei riusciremo tra tutti a smaltire. Poi l'amore di lavoro che si genererà in un modo più efficiente e più rapido. Però in ogni caso l'idea è molto bella e a questa idea noi l'abbiamo sposata e la porteremo avanti. Con, ovviamente, come sempre, con le nostre risorse e con la nostra passione. Allora questo chiude, credo è giusto, vero? Dobbiamo passare i numeri. Benissimo, allora, come sempre, eh, devo intanto che Marco si prepara perché adesso la palla passa a lui che ci farà vedere il bilancio dell'associazione e tutte le sorprese del 2023. Eh, per quanto riguarda me, invece, devo chiedervi se ci sono domande, richieste di approfondimenti o altro. Va bene, eh, online, qualcuno dà segni di vita? No, ok. Uh, allora c'è qualcuno che è contrario? No, quello normalmente noi non li contiamo. Mm. Grazie. Grazie, li prendiamo e sono ovviamente per tutti, uh, per tutti i soci volontari e per tutti i soci, perché poi questa associazione vive solo perché ci sono i soci che la fanno vivere. Ehm, va bene, contrari? Astenuti? Approvato. Grazie mille. E adesso la parte eh, che ci tocca perché è poi quella che ci fa vivere, e cioè l'analisi e la votazione del bilancio, e come al solito chi meglio del tesoriere per raccontarci tutto quello che è avvenuto? Buongiorno a tutti. Allora vi illustro brevemente quelli che sono stati i conti, quindi il bilancio del 2023. Come di consueto lo faccio in due parti, faccio la prima parte che è quella più informale, ma che è un tipo di classificazione di entrate e uscite che faccio io durante l'anno ed è quella che può essere di aiuto poi per interpretare eh, alcune voci che vediamo poi nel bilancio ufficiale. Quindi la prima parte è questa qua, la seconda parte sono il conto economico classico e, il, e lo stato patrimoniale. Eh, nel 2023, come vedete, abbiamo avuto queste sono le entrate. Eh, rinnovi 2023, 795 per 64.702 euro. Poi eh, nuovi soci 2023 592 per 99.577 euro. I rinnovi 2023 riportati dal 2022, perché sono quelli, esatto, eh, sono, sono come sapete, sono i rinnovi che eh, sono stati fatti nel 2022 ma di competenza del 2023, eh. Eh, quindi ce li portiamo dai passivi dell'anno dell precedente, sono 567.997. Analogamente, qui la lucina non so dov'è, se no punterei... Il puntate, la, ah, non c'è la lucina. Eh, analogamente, vedete, ri, eh, nel corso del 2023, a fine anno, tipicamente questo accade, eh, abbiamo avuto i rinnovi 2024, che sono quelli che ci, portere, che ci porteremo dietro per l'anno di competenza. Questo hanno di competenza e, e sono incolonnati eh, separatamente perché non fanno totale. Ma sono 607.281 euro. Poi abbiamo un 1400, quindi il totale di, delle quote sociali ci porta a 732.276 euro. Eh, totale delle quote sociali utilizzabili come competenza. Eh. Eh, altri ricavi: 1.481 euro. Poi abbiamo avuto eh, i contributi dai comuni eh, per le varie installazioni eh, per 10.750 euro. Il 5 per, 1000. il 5 per 1000 ci ha portato nelle casse 9.393 euro, totalizziamo così eh, entrate per 753.900 euro. Ah, eccola qua, eccola qua, Lucina, l'ho trovata. Uscite. Come vedete, costi del personale, abbiamo 7 dipendenti, 227.793 euro. C'è poi più un dettaglio nel bilancio che vedremo dopo sui costi del personale. Installazioni, materiali per installazioni, 167.200. Qui, qui c'è scritto aziende specializzate, installazioni in realtà sono affitti. Di materiali che servono per andare a fare le installazioni, comunque, infatti, la cifra è bassa: 3.380 euro. Qui vedete, eh, acquisto di banda che è, è una delle voci forti. Eh, come vedete, compare un secondo fornitore perché abbiamo iniziato a, a comprare la banda, come vi spiegava prima Simone, anche da E-Gate. Per cui, abbiamo speso 23.000 e 668 euro con Nitigate e 175.202 con il nostro fornitore classico storico che è Fastweb. Questa situazione si ribalterà poi, ovviamente, quest'anno perché c'è una, una, tra, una, una transizione in corso tra i due fornitori. Ovviamente, perché ci porta dei vantaggi economici. Non sto neanche a dirlo, cioè però, ci porta dei vantaggi veramente considerevoli. Non cosette, quindi avremo più margine per, per, per vivere tranquillamente, diciamo. Eh, altre uscite, costi generali amministrativi, vedete, spese professionisti 11.454. Spese varie amministrative, qui ho fatto un calderone di tantissime cose che, 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 che potrei dettagliarvi: uh, assicurazioni, uh, mise, mise l'ora, ci ho messo dentro rimborso di energie, ripe, spese affitti, uh, spese di energia, uh, spese di eventi, um, insomma ho, ho accorpato il calderone e viene fuori 70.831 euro. Uh, conti bancari 313 euro, acquisto manutenzione automezzi più rifornimento 32.635 euro, uh, IRAP per 8.886 euro, totalizziamo uscite per 221.362 euro, il che ci porta a un avanzo di 32.538 euro, che tutto sommato è un risultato anche leggermente al di sopra delle aspettative, quindi. Questo è, diciamo, è, è il quadro, però vediamolo eh, dal punto di vista corretto, cioè quello, quello del commercialista. Eh, questo è il, il rendiconto gestionale. Come vedete, eh, quote, quote associative e eh, apporti dei fondatori 732.221 euro, 5 per 1000, come abbiamo visto prima, 9.393 euro, contributi dai comuni 10.750 euro, altri ricavi 1.466. Rapporti bancari 70 euro. Totalone di entrate 753.900 euro. Uscite, materie prime sussidiarie di consumo e merci 147 e 36. Servizi 96.376, godimento di beni terzi 9.956, personale dipendente: vedete 227.793, che è così. Composto, diciamo, ci sono le retribuzioni Lorde, i contributi IMSS, le quote TFR, altri contributi, altri costi. Poi abbiamo 5.364 di ammortamenti, oneri diversi di gestione, ecco che non è una vocina piccola, 225.562. Uno dice, cavolo, però che oneri diversi. Questo in realtà altro non è che l'acquisto di banda eh, comunque. Che abbiamo visto c'è cioè l'acquisto di banda e qualche altro onere, ma il grosso è l'acquisto di banda. Uscite da attività finanziarie 389 euro, l'IRAP 8.886 euro, Port, arriviamo a totalizzare le uscite per 721.362 che ci porta ad un avanzo di gestione di 32.538 euro. Questo il rendiconto gestionale. Passiamo adesso allo stato patrimoniale. Abbiamo immobilizzazioni. Beh, ovviamente qui il piano dei conti è lunghissimo. Io qua ho riportato solo le voci che, che hanno un valore maggiore di zero. Cioè perché se no, se, se, se guardate, eh, se guardate il modello che c'è da compilare per, per il bilancio. È, anche perché è, è, è il secondo anno che, siamo, che facciamo il bilancio, essendo iscritti a RUNS, facciamo il bilancio secondo gli, gli schemi, eh, eh, diciamo, classici per cui li fa una qualunque azienda. Eh, quindi, mobilizzazioni eh, materiali 14.979 euro, e, e questi sono materiali sostanzialmente. attivo eh, circolante. Esigibili entro l'esercizio successivo 35.552 fatture fornitori. Disponibilità liquide: conti, conti in banca, conti correnti alla fine dell'anno 877.778 euro, che porta il totale a 913.330 euro, eh, abbiamo 3.049 eh, euro di rate e di risconti attivi. Il totale dell'attivo va a 931.358 euro. Come ormai già sapete, il totale dell'attivo deve essere uguale al totale del passivo che vediamo adesso. Uh, allora, passivo, patrimonio netto: questo è il nostro fondo di dotazione per la nostra esistenza, dobbiamo avere 15.000 euro che sono lì. Uh, 15.000 euro. Poi abbiamo. Riserve utili o avanzi di gestione precedente. Questa cifra qua altro non è che tutti gli avanzi che abbiamo riportato in questi nove anni. Quindi in realtà abbiamo avanzato, abbiamo le riserve utili per 211.956 euro, alla quale si, si sommerà dopo opportuna votazione eh, l'avanzo di quest'anno che sono 32.538 euro, il che ci po porta il nostro patrimonio netto, totale patrimonio netto a 259.494 euro. Continuiamo con il passivo, TFR 14.137 euro, poi abbiamo un po', un po' di debiti verso fornitori 10.445 euro, tributari 7.063 euro, IMSS... Uh, uh, No, istituti di previdenza eh, 770, eh, eh, 7762, scusate, questo è verso lo Stato, verso il fisco. Eh, dipendenti e collaboratori 11.178 euro, altri debitucci 608.028. Eh, queste sono le quote che abbiamo incassato di competenza del 2024, ma le abbiamo incassate nel 2023, quindi vanno in, in, vanno in questa corposissima voce. Il totale dei debiti quindi del quadro D è di 644.475, aggiungiamo dei rati risconti passivi per 13.252 e andiamo a totalizzare un passivo esattamente uguale all'attivo, cioè di 931.358 euro. E con questo ho concluso, questa è la situazione economica del 2023. Chiedo al presidente. Beh, abbiamo delle domande, questa è una cosa molto tecnica, io direi che una cosa... Sì, una cosa che va sottolineata è che abbiamo accumulato in nove anni di gestione un avanzo complessivo che è di circa 260.000 euro, tutte gestioni sempre positive, e a parte il dato eclatante di quest'anno che è addirittura di 32.538 sì. però se voi fate quel numero lo dividete per 9 viene 28.832,67 euro che vuol dire che il nostro tesoriere ha condotto virtuosamente l'associazione Generando continuativamente eh, dei, degli avanzi, che poi gli avanzi lo sapete per noi non sono utili, cioè non sono soldi che vengono. Uh, no, certo, eh, sono uh, un in eh, diciamo, in piscina, come si suol dire. Eh. Che potremo utilizzare per, ad esempio, quando servirà a fare delle cose eh, esatto. che potranno essere necessarie nel diciamo per superare delle difficoltà contingenti, oppure. Ci saranno dei ragionamenti che potranno essere fatti, investire ad esempio in patrimoni di, di varia natura, e, però su questo magari facciamo degli approfondimenti eh, dopo. Quindi domande? No. Allora, ehm, contrari? Astenuti. Astenuto chiaramente il tesoriere eh, sì, e certo. i membri del consiglio direttivo. Quindi. Ehm, è tutto registrato, giusto? Sì, ok. Um, quindi quattro astenuti. Ok, approvato da tutta l'assemblea con l'esclusione dei componenti del consiglio direttivo. Adesso terzo punto, stai qua, Marco, perché in realtà la cosa riguarda anche te. Il terzo punto, l'ordine del giorno è il bilancio preventivo. Quindi dovreste mettere la fine della mia presentazione precedente. Andate al fondo, no, non troppo in fondo così. Ah sì, ok, vai a quella successiva. Una cosa che ho dimenticato di dirvi prima, e io l'ho sempre detto, prima o poi avremmo dovuto farci i conti, questa è la progressione demografica dei nostri soci. Uh, adesso a parte la pessima formattazione qua, ma questo è colpa di PowerPoint, eh, noi siamo partiti a quota 250 e siamo saliti con una progressione che è stata nei primi anni superiore ai 1000 soci all'anno e poi si è consolidata con una media di circa 1000. E vedete che nel 2024 fondamentalmente, attualmente, siamo fondamentalmente in pareggio. L'abbiamo sempre detto. Non abbiamo investito in nuovi territori, abbiamo invece investito in rafforzamento delle eh, infrastrutture nei territori in cui eravamo presenti. Non, cioè, altrove eh, sono arrivati altri sistemi, quindi sicuramente ci sono altre opportunità, ma la cosa importante è che abbiamo voluto fossilizzare la situazione, irrobustirla e cerchiamo di irrobustirla sempre di più dove siamo presenti. Ci sono comuni dove abbiamo il 65% delle famiglie che sono eh, diciamo che utilizzano il nostro servizio come servizio di connessione a internet e il comune di Verru Savoia, Però oggi abbiamo i sindaci di Robella e eh, forse non presente Olivola, ma comunque a cui daremo un attestato per eh, chiediamo tutte le volte in cui il numero di soci presenti in quel comune supera quota 55% delle famiglie censite, che è la famosa targa oro. Eh, per Verrua adesso dobbiamo poi inventarci una targa platino o qualcosa del <ride> genere. A... Però la maggior parte dei comuni dove siamo siamo superiori al 40% delle famiglie censite. Quindi è chiaro che siamo arrivati al punto in cui più di così eh, non si cresce. L'obiettivo è sempre stato quello di avere e di mantenere più che altro 8 mila soci e questa è uh, sicuramente la situazione. Poi ci sono dei casi estemporanei. Il comune di uh, Aramengo ci ha contattati e ha chiesto per favore di insediarci sul loro territorio e quindi abbiamo fatto un'eccezione. Abbiamo condiviso col comune di Aramengo un progetto di insediamento, e, ma questo riguarda il 2024, quindi è fuori ecco da, dalla narrazione eh, del 2023, però vedete che questo è quello che sta avvenendo e che è, era stato ampiamente eh, previsto, e, eh, cioè abbiamo continuato a salire nel tempo del lockdown, perché poi durante il lockdown eravamo un po' i migliori, no? Quindi poi dopodiché eh, siamo arrivati davvero a saturare tutti i territori. Eravamo impegnati a filmare le messe. Sì, sì. E poi abbiamo cominciato a fare i film delle messe. Quindi. Allora eh, il preventivo sul quale anche l'Assemblea si deve esprimere, lo, come sapete, come sanno tutti quelli che hanno partecipato alle assemblee precedenti, è una cosa un po' più, cioè un po' strana nel senso che noi facciamo il preventivo ad aprile avendo incassato la più gran parte delle voci. Sì. Uh, a dicembre, quindi è, è quasi un consuntivo. Tra l'altro, le nostre spese di personale le conosciamo, le nostre sì. spese di banda le conosciamo. Quindi io vi faccio vedere il, uh, il, uh, il preventivo, però. Allora, uh, quest'anno abbiamo previsto, uh, facendo tutti i conti, che non abbiamo fatto noi, abbiamo fatti i vari professionisti che ci seguono, di spendere 260 mila euro per il personale. Eh, abbiamo già speso perché abbiamo già fatto l'evento Il cambiamento climatico che ha abbattuto radicalmente i costi perché abbiamo pensato con sponsor. Eh, ho messo una, una stima di 2.000 euro, ma semplicemente perché non siamo riusciti a parlarci nel dettaglio. Io e Marco, ma dovrebbe essere addirittura più bassa. Sì, sì. Eh, prevediamo 5 martedì moon spring, eh, da qui a fine anno con una spesa di circa 300 euro, che poi vuol dire l'allestimento della sala, eccetera, eccetera. E poi eh, diciamo, quest'anno non dovremmo fare ulteriori eventi, quindi vengono 3.500 di totale. La banda lo sappiamo, vedete quanto scende adesso con la nuova okay. configurazione rispetto ai 220 dell'anno scorso e scenderà sempre di più. E i 200 di quest'anno? Sì, sì, 220. Sì. Qui c'è tutto una, un, un algoritmo che calcola quante eh, le, m, antenne, quante. Eh. Dispositivi sono necessari in funzione dei nuovi soci, in funzione di quanti aggiornamenti facciamo, allora, è stato stimato che quest'anno si aggiornino 50 postazioni radio e per quanto riguarda i nuovi soci, abbiamo fatto una stima che fosse la più cautelativa possibile. Cioè, banalmente vado anticipo una cosa, abbiamo banalmente contato quanti nuovi soci si erano scritti dal 1 gennaio ad oggi 205 e ehm, non, abbiamo ipotizzato che la situazione rimanga cristallizzata così a fine anno ovviamente impossibile però almeno è un bilancio preventivo di natura cautelativa eh, che è successo è eh, andato avanti poi una serie infinita di altri uh, costi che bene o male più o meno sappiamo, perché i domini su internet, le licenze varie, eh, le, il mantenimento delle auto. Noi eh, sapete, abbiamo scelto di avere rigorosamente delle macchine con non meno di 12 anni di vita, che raccattiamo in giro tutti quelli che ce le regalano, quindi chiaramente le paghiamo molto poco. Eh, non siamo molto carbon free, eh, ma sì. pazienza. Sì. Eh, sì. eh, per non sì. necessitare un po' di manutenzione, ma eh, in qualche modo però ce la caviamo. Comunque, mettendo anche tutto questo con quanto abbiamo già elencato prima, prevediamo quest'anno di spendere 711.117. Attenzione, ci sono due voci polmone generiche, che teniamo sempre. E che sono quelle delle spese varie e delle spese straordinarie che fanno un totale di 60 euro. Che ovviamente ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo di un'associazione noi dobbiamo andare in pari. E poi, ovviamente, questo è il nostro polmone operativo durante tutto l'anno. Uh, per quanto riguarda invece le. Uh, è riportato là sopra la voce delle, uh, delle uscite per confrontarla con quelle delle entrate. Beh, eh, le voci di in ingresso fondamentalmente sono consolidate perché ormai la maggior parte delle quote di rinnovo le abbiamo già incassate per un totale di 658.640 euro di base più 4.302 euro di versamenti aggiuntivi per tutte le persone che hanno versato una quota superiore agli 80 euro di base. Poi abbiamo già avuto 205 nuovi soci che come quota di prima adesione hanno pagato 195 euro, quindi sono entrati 39.975 euro e questo è già consolidato. Beh, da qui a giugno entreranno ulteriori quote a 195. E dal 1 luglio al 31 di dicembre entra l'anno delle quote, sapete, secondo semestre più basse 165. Noi non le abbiamo inserite, abbiamo una stima che è simile a quella degli, degli ultimi anni per il 5 per 1000 di 9000 euro, sommando viene 711.917 assolutamente uguale, ma non poteva essere diversamente a quella della quote in uscita. E questo è fondamentalmente la situazione di un bilancio preventivo, che, ripeto: fatto ad aprile per un'associazione come la nostra, che bene o male ha i costi abbastanza evidenti, tranne che il tesoriere prenda un aereo con i 250 di eh, patrimonio e scappi. scappi. però a parte quello, non, è non dovrebbe succedere eh, nulla. Eh, eh, ehm, e quindi questo dovrebbe essere. Ci sono domande? Eh, contrari? Sì, prego. Noi normalmente mandiamo Ma è... una mail ai soci. È una e... classica, esatto, come sapete è... noi non facciamo pubblicità sapete noi non facciamo pubblicità. no, 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 le manderemo no, le manderemo, ancora. Però voi sapete che noi abbiamo affrontato la nostra esistenza dall'inizio dicendo non si fa marketing, non si fa pubblicità, se siamo bravi viviamo di passaparola. Ed è quello di cui siamo vissuti. Eh, è un atteggiamento un po' snob, sì, sicuramente no, ma sì, ma voleva mancare sono... la differenza tra... Ma ci sono anche tante, tante motivazioni diverse attribuire il 5 per 1000 ma magari ce ne sono anche di un po più uh, che ne so uh, per dire la ricerca sul cancro esatto. cioè anche forzare un po troppo cioè bene o male esatto bene o male per fortuna eh, sopra, sopravviviamo con le nostre cioè, con le nostre forze per cui è gradito se qualcuno eh, vuole devolvere il 5 per 1000 e eh, ci fa molto piacere e ci dà eh, comunque 10.000 euro non sono cioè 9.000 euro, 10.000 euro, non sono da buttare, ecco. Certo si potrebbe magari far di più, però lo facciamo anche un po' per, uh, per questo tipo di scelta, eh, sostanzialmente. Cioè non è, non è una questione di sopravvivenza per noi, magari ci sono destinazioni che sono un po' più nobili, eh, comunque. No, no, no. Ce l'avevamo posta la domanda, però appunto. Cioè, è giusto così. Io ricordo che quando abbiamo fatto l'iscrizione a PS che si è completata nel 2016 sì. immediatamente mandammo la mail a tutti i soci, ma allora erano pochi soci. E, 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 li invitammo. E, guarda, se volete, chi vuole può versare il 5 per 1000. E, tempo: 10 minuti. Mi chiama Don Corrado il parroco di Veruva e dice: Eh, eh ma cioè, perché lui a parte no, allora, il parroco prende un altro mille eh, che non è quello, però lui aveva la casa di riposo che invece, eh, era. e allora ha detto che cosa mi fa, allora, poi, dopo ci siamo... allora da lì siamo finiti poi a registrare le messe, così almeno ci siamo fatti portare... No, vabbè, scherzi a parte, effettivamente eh, diciamo di essere un po' troppo pervasivi, cioè noi è una cosa che vogliamo che i nostri soci sappiano. Se ci tengono, bene, e poi dopo ogni socio valuterà qual è il, la destinazione più opportuna. Quello che è sicuro è che se arrivano qui sono valorizzati. Eh beh, sì, certo. Questo sì. Poi uh, dopodiché, eh, eh, um, dopodiché è così. Ecco. Uh, va bene, quindi uh, uh, contrari? No. Uh, astenuti, ovviamente, i consiglieri uh, approvato da tutti tranne che uh, dai quattro consiglieri. Va bene, grazie. Prossimo, prossimo punto all'ordine del giorno. Allora. Uh, abbiamo il rinnovo di tutte le varie cariche. Allora, quest'anno abbiamo una carica in particolare che è particolarmente importante per l'associazione perché poi è l'organo che, diciamo, che controlla l'operato del consiglio direttivo e che, uh, che fa anche da garante a quello che è l'assolvimento di quelli che sono tutti i propositi uh, statutari uh, dell'associazione l'organismo attuale è rafformato da cioè quello che è stato in vigore per cinque anni era diciamo facciamo la storia del, del collegio dei garanti il primo collegio dei garanti è stato formato aveva come presidente il mio collega Juan Carlos De Martin che peraltro è reduce da una Campagna per l'elezione del rettore, nella quale ha combattuto con molto onore, ehm, coadiuvato da Marco ehm, e coadiuvato da Tiziana Soriento. Dopodiché, eh, quando eh, Juan Carlos è diventato referente del rettore per le attività di divulgazione e di comunicazione, lui mi chiese di poter abbandonare il collegio per evitare di, di avere delle posizioni ambigue. Per cui, cinque anni fa, eh, noi eh, eleggemmo un nuovo collegio dei garanti che eh, vedeva la composizione questa volta eh, di eh, Tiziana Soriento come presidente eh, del collegio, eh, e eh, sempre di Marco, e poi eh, del dottor Rossi che avevamo conosciuto poco prima, che era venuto a parlarci del eh, problema delle frodi online eh, e di come queste fossero perseguibili oppure no. E, e quindi questa è stata la configurazione del collegio negli ultimi cinque anni. Eh, la proposta che facciamo, e per questo chiedo a Marco di, eh, e a Carlo di venire un attimo qui, così ve li, cioè, vi presento. Uh, Tiziana non può essere con noi oggi perché eh, mi ha uh, scritto, mi ha chiesto di scusarla, ma ha, un, uh, ha avuto un impegno familiare. Um, quindi, la proposta che vi facciamo è quella di eleggere come nuovo collegio dei garanti, uh, sempre per alternanza, Marco insignirlo del onere onere di esserne il presidente. Che era una sorpresa, ma perché noi cambiamo sempre, quindi visto che il presidente, dall'altra parte, cambia mai, e allora così almeno cambia, no, cambierà: prima o poi cambierà. Quindi la nostra proposta è quella di in, beh, innanzitutto presentarvi Carlo. Io lo ringrazio tantissimo, Carlo Blingino, avvocato, per essere venuto qui oggi. Lui conosce l'associazione, la, la seguita, è parte del Centro NEXA fondato da Juan Carlos così come ne sono parte io, come ne è parte Marco, e vi lascio, posso, ti lascio la parola per una tua presentazione di te stesso. Allora, io non seguo e so che esisteva l'associazione, perché ovviamente conosco un po' tutti, però non avevo granché idea di che cosa fosse, di che cosa facesse, non avevo idea del, del cotè, Sociale e di culturale che svolge l'associazione, l'ho preso qua questa mattina, mi ha molto impressionato, mi dà un'idea un, un di una comunità, cioè di un, di, di un intento perseguito da molti in maniera sana, senza che ci siano delle interferenze di qualunque genere, e di questo penso che essere garante di un'associazione del genere, per quel che ho visto. Oggi sia tranquillizzante, quindi sì. no, abbastanza facile. Peraltro, io faccio il penalista. Quindi, se qualcuno delinqua un po', va anche bene, voglio dire. Nel senso. Il mio target non è un target proprio. A parte questo, io faccio il penalista a Torino e mi occupo in realtà prevalentemente di reati sulla rete, nel senso che io iniziai una ventina di anni fa a occuparmi dei problemi legati alle nuove tecnologie rispetto alla criminalità e rispetto a tutto ciò che avveniva intorno ad internet. Questa è una delle ragioni per cui faccio parte del centro Nexa che appunto lega giurisprudenza con gli ingegneri proprio per capire le conseguenze dell'uno sull'altro e quindi mi occupo ormai prevalentemente di, di, di tutti quei reati che... Poi sono diventati quasi tutti perché ormai se Totò dovesse vendere la fontana di Trevi userebbe un sito internet e quindi internet c'entra ormai con le nostre vite e mi occupo di questi temi e quindi insomma mi sembra, mi sembra di poter essere un buon garante, però decidete voi. Grazie. Marco, a te la parola, io stavo cercando una cosa che ho per voi, che mi io hanno preparato. Non... Vabbè, mi, conos... mi conoscete già, sono qua dall'inizio, posso, eh, sono avvocato, un ex, hanno già detto tutto. Eh, voglio solo manifestarvi il, il piacere che mi dà tornare qua ogni volta, perché... Mi, cioè, mi piace lo spirito di Senza Fili, Senza Confini, la pragmaticità, ma anche i valori che, che, che guida l'associazione, la, le azioni che fa e, e mi sento a casa. Non lo so perché poi eh, anch'io ho passione per le macchine vecchie che si recuperano e quindi eh, c ho, c ho portato la mia da un carrozziere qua vicino, non sì, so sì, sì, ah, ok. Grazie, basta. Buonasera. Sentite, Ma si sente, sì, sì, sì. Allora, eh, grazie davvero innanzitutto per essere venuti qua. Io eh, precorrendo i tempi, tanto poi mettiamo in votazione, vedete che noi abbiamo una divisa ufficiale, che non vi chiediamo di indossare adesso, ma che ti consegno, Carlo. poi Guarati ah, lo stesso, questo è, vale esclusivamente come ringraziamento per il fatto di essere venuti. Credo tu ne abbia già una serie, ma non vanno male. Quindi, quindi eh, allora, ringraziandoli ancora e unendo il ringraziamento anche a Tiziana, che tra l'altro si è scusata per non essere qui, eh, propongo all'Assemblea se siamo tutti d'accordo per avere loro come nostri garanti per i prossimi cinque anni. Direi che vale più l'applauso del conteggio. Quindi grazie mille e anche questo punto è approvato. Poi andiamo avanti. Uh, ulteriore punto. Sede sociale e sedi territoriali. Allora, qui il discorso chiederei di nuovo a Marco di, Marco di Giovanni di raggiungermi. Uh, ci siamo quasi, eh? abbiamo quasi finito, ti do il microfono. Allora, uh, non abbiamo da proporvi qualcosa sul quale dobbiamo decidere, dobbiamo però cercare di realizzare alcune condizioni. Noi siamo nati a Verro Savoia, abbiamo una sede ufficiale all'interno della fortezza di Verro Savoia che è tradotta in uno stanzino a fronte di un'associazione che ha sette dipendenti, 60 volontari, una serie di attività, mezzi, eccetera, è evidente che lo stanzino ha una funzione di rappresentanza. Combinazione in quello stanzino sono stati siglati gli statuti dai soci fondatori e quindi va bene così, però è evidente che noi dobbiamo avere qualcos'altro. Negli anni, nel 2000 20. Il comune di Crescentino ci ha concesso l'utilizzabilità di un locale con due stanze eh, in comune ehm, da destinare ai nostri dipendenti del, eh, diciamo, del periodo che non erano tanti quanti sono quelli attuali. Eh, poi abbiamo avuto il comune di Mombello che ci ha dato un importante edificio. Quello a destinazione d'uso del distretto uh, e dei volontari che operano nella Valle Cerrina e che ha avuto una funzione molto importante di aggregazione in tutto il territorio, diciamo verso est, quindi verso Casale Monferrato, verso Moncalvo, verso Asti, eccetera, eccetera. Negli anni del, del diciamo, 2020-2021 lì si distribuivano antenne come se non ci fosse un domani praticamente. Eh, però è evidente che noi, eh, come consiglieri, abbiamo anche uno scrupolo di mettere, soprattutto i lavoratori dipendenti che permangono in associazione durante tutta la giornata in una condizione di diciamo, buona e diciamo non solo accettabile, ma anche il più possibile confortevole. Quindi dobbiamo eh, capire eh, un po' che cosa fare. E il Giulio Bosso, eh, il sindaco di Brusasco, ha anticipato nella sua eh, saluto iniziale, eh, noi eh, abbiamo valutato la possibilità di insediarci nell'edificio postale di Brusasco, al piano superiore, che era il luogo utilizzato dalle poste per eh, smistare la, eh, la corrispondenza e diciamo che il comune di Brusasco diciamo, ci ha fatto una bella offerta perché è un luogo che fondamentalmente diciamo per il quale noi pagheremo un affitto poco più che simbolico. Il, il problema è che purtroppo le poste, lui non la poteva dire, io sì. qui mi prendo... Sono un po' così, eh, non, uh, non lo so, sì, so, so, eh, evidenti, eh, eh, Che non lo usano, e eh. poi c'è anche il problema che l'hanno un po' demolito. Quindi, bisognerebbe anche che lo rimettessero a posto. Quindi, questa per noi è un'ipotesi in campo eh, sulla quale ovviamente eh, faremo dei ragionamenti. Ma dobbiamo anche in qualche modo accelerare. E eh, quindi eh, cercare anche di capire se in itinere non siano possibili delle soluzioni alternative. Una, eh, più recentemente eh, siamo stati a vedere eh, l'ex municipio di Lauriano, sì. che il comune attualmente ha messo in vendita, un locale bello, 200 metri quadri. In quel caso si tratterebbe di fare un altro genere di lavoro, e cioè un lavoro di investimento che noi possiamo fare perché eh, ovviamente sul nostro bilancio sì. patrimoniale, eh, come avete visto, abbiamo anche... Abbiamo già anche fatto un'indagine col commercialista che ci ha detto che è un'operazione assolutamente, anzi, eh, che andrebbe benissimo per l'associazione, darebbe anche un pochino più, cioè consoliderebbe proprio eh, anche questo aspetto che più o meno rappresentiamo come associazione e poi più che altro eh, l'impatto economico sarebbe praticamente nullo perché e vero, utilizziamo utilizziamo della liquidità per metterlo in un patrimonio, ma poi sostanzialmente eh, anche in termini di uscite di bilancio eh, si ammorta è, è un ammortamento di tre anni e eh, di del 3% in 30 anni, quindi voglio dire non ha neanche impatto sul conto economico, per cui è una cosa che volendo eh, se ci sono e troviamo eh, L'investimento da fare con le caratteristiche giuste potremmo fare, ecco, diciamo che non abbiamo problemi di sostenibilità economica, ecco. Quindi, questo per dire che dover nascere all'interno del Consiglio direttivo è sicuramente una decisione in questo senso. Sì. Verrà comunque portata in approvazione ad un'assemblea. Che verrà convocata specificatamente certo. perché è, è una decisione che comunque si vuole eh, sulla quale si vuole valutare in modo collegiale, però eh, si dovranno fare delle valutazioni appunto di opportunità se puntare ad un affitto, se puntare a, eh, ad un acquisto, capire dove, e, e sì. cetera, eccetera, eccetera. Esatto. Uh, alcuni um, diciamo è proprio uh, vedendo uh, questo posto, è, è una cosa. Cui non avevo mai pensato in realtà, di... cioè pensavo, troviamo una sede, paghiamo l'affitto, arrivederci, e grazie. Eh, però, mh, visti anche le possibilità, le opportunità che ci possono essere in giro, perché poi i costi non sono, sinceramente, sono bassi. Eh. non Stiamo parlando di cifre, però allora abbiamo iniziato a. Uh, a, a fare questo tipo di ragionamento, ma è, è appena nato, ecco, diciamo che è, è, un, è, un, è una considerazione che, che cioè, lascia pensare che potremmo prendere anche questa strada come soluzione, perché è assolutamente percorribile. Quindi diciamo che in questo momento c'è una fase molto interlocutoria, questa non è una cosa sul quale ci si deve esprimersi con particolari, eh? però la cosa importante è quella eh, di cominciare a condividere eh, impressioni e opportunità, tenendo conto che, ripeto, eh, una, una linea guida è anche quella che la sede dell'associazione debba essere il più possibile baricentrica nel territorio e soprattutto il più possibile localizzata in quei comuni. L'associazione l'hanno fortemente voluta, sì, quindi diciamo anche perché poi dopo è dove ci sono la maggior parte degli aderenti. però detto questo, ovviamente ogni collocazione può andare bene. Um, da questo punto di vista, se l'Assemblea vuole esprimere eh, delle opinioni, eh, sono benvenute, sì. se no, altrimenti quello che succederà è che sicuramente noi continueremo queste indagini. Non, non escludiamo nemmeno uh, cioè, di considerare ipotesi in parallelo, perché eh, ci possono essere comunque una destinazione istituzionale, altro. Quindi la, il territorio nostro è grande, quindi ci possono essere anche più opportunità, però uh, ci sono Come riflessioni. <ride> Se non ci sono, beh, tanto allora questo è comunque un po'. Tanto qui ci sarà il tavolo del consiglio direttivo controllato durante il pranzo dai garanti, quindi potete venire a parlarne direttamente al consiglio direttivo durante il pranzo. Quindi va bene. Però ecco, questa è la cosa importante: una, una priorità dichiarata. Alla possibilità di cacciare le poste da Brusasco, ammesso e non concesso che questi si facciano trovare prima che cacciare, però. Comunque... Esatto, si dessero in borsa, costretti a, a cercare soluzioni alternative. Comunque, eh, questo è. Allora, io su questo non metto delle approvazioni o delle cose perché, intanto, non è così. E a questo punto devo passare a un momento. Ludico, piacevole e divertente che, come sapete, passa attraverso la consegna degli attestati. E la cosa che è: eh, eh, una volta avveniva durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, che però ultimamente non si fa più, e, e quindi lo facciamo nel contesto dell'assemblea, è la nomina del socio dell'anno. Non c'è Daniela, stai così almeno. Allora. Chi è il socio dell'anno di quest'anno? Chiaramente uno che sta seduto qui, perché se no altrimenti... Allora, il consiglio direttivo ha deciso di premiare una persona che non aveva infatto mancare il suo gradimento, il suo... Se mi permetterà il termine, innamoramento per le attività associative, anche se ha una collocazione un po' particolare eh, eh, all'interno dell'associazione, perché è un socio onorario. Però non è l'unico socio dell'anno che è socio onorario, perché il primo nostro socio onorario è stato Don Corrado, eh, prima che poi dopo andassimo a cozzare con la storia del 5 per 1000, che, eh, che era socio onorario in quanto parroco. Allora. Eh, tra di voi c'è una persona che è socio onorario, che ci ha sempre seguiti, che viene sempre a tutte le assemblee, che si è anche offerto come relatore per i nostri martedì Munfring, eccetera, su cui ormai la cosa si sta restringendo. E quindi Marco, ti devo di nuovo, Marco Ciur, ti devo di nuovo invitare qua perché il nostro socio dell'anno di quest'anno, neopresidente del Collegio dei Garanti, sei tu. grazie grazie non so vabbè grazie poi, poi abbiamo vediamo chi se quanti comuni abbiamo qua perché abbiamo una serie di comuni che hanno raggiunto l'obiettivo delle varie targhe argento oro eccetera allora, la targa oro Ce l'abbiamo per il comune di Robella. Claudio. Buon signore, grazie. 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 Grazie a voi, grazie al, ai dirigenti di questa, di questa associazione che ovviamente per tutti noi e in modo particolare per Robella è, è una bella e enorme realtà. Ecco, lo è stata soprattutto come magari mi ripeto, eh, è stata una cosa eccezionale, ha risolto un mucchio dei nostri problemi nel periodo del lockdown. Veramente se non ci fossero stati loro eh, alla faccia della DAD, alla faccia del, delle riunioni in streaming e tutto quanto, per noi è stata, una è stata veramente eh, il tocca sana per quel periodo. Ringrazio Daniele in modo particolare, tutto, eh, tut tutto l'organico dirigenziale e grazie, grazie ancora. Grazie Claudio, allora, rimani qua, intanto che ho anche, ovviamente anche nel tuo caso, solo che con tutte le tagliette, le taglie, senti te ne do una che era pensata per essere una M, poi se vuoi vai, te la fai cambiare, dai. aspetta che ti giro la targa, ok, allora il comune di Olivola c'è? No, vero? Il comune di Olivola non c'è, quindi gliela spediamo, poi abbiamo il comune di Solonghello. comune di Solonghello, targa argento, eh, Robella, 56% delle famiglie censite già collegate in rete. Comune di Solonghello, Targa Argento 47% delle famiglie censite collegate alla nostra rete. Grazie a tutti, è un onore ricevere questo premio. Come ha detto il collega, è, è vero, è un piacere. Diciamo che la vostra presenza è stata davvero un toccasana per tutta la comunità che c'è qui attorno. La ringrazio Grazie. tanto di tutti. Comune di Treville, Ah, benissimo. Comune di Treville, targa argento 48%. Grazie di tutto per quello che avete fatto per noi, per Treville. Sono stato tra i primi che sono stato contento di vicino, no no, basta tenerlo vicino e quando siete venuti a fare quel, quell'assemblea che vi avete consigliato di, di passare dalla eh, vostra società grazie grazie eh, allora eh, non lo so, poi ve le fate cambiare fuori, eh, perché qui non riesco Fabio Odalengo Grande sì, grazie mi ricordo noi ci siamo conosciuti forse più di, di dieci anni fa forse quando non c'era ancora l'associazione, in una riunione a, a, a Villa Miroglio e, ed è stato un po' deludente per me la prima volta che ho conosciuto Trinchero, perché mi ricordo io mi ero intrufolato in quella riunione perché voi volevate da Verru iniziare a, a guardarvi intorno e quindi iniziare a mettere i primi ripetitori e io Interessato naturalmente alla problematica, ho ricevuto come risposta da, da Daniele: Ma non so se vogliamo allargarci così tanto, arrivare fino ad Alengo Grande, che tra l'altro confina con Verbo. Di, direi che vi siete allargati, ecco, e quindi avete superato ampiamente quel, quel timore iniziale. Grazie per il lavoro fatto. Grazie, Fabio. Uh... Castelletto Merli c'è. Non c'è nessuno, me l'avevano anticipato. Allora io ringrazio davvero voi, eh, diciamo, come rappresentanti eh, della, eh, delle vostre comunità, per quello che ha fatto il vostro comune, per quello che continueremo a fare insieme. Eh, avete una targa oro da inseguire e quindi... Eh, quindi... E comunque è il nostro nucleo storico, ma ci sono anche i comuni un po' più marginali. Settimo Vittone che sta crescendo. Ho visto che sta quasi arrivando al 20%, quindi è quasi ora. La prima targa è al 35%, poi al 45%, poi al 55%. Adesso Verrua ci ha spiazzato perché ha superato il 65%. Non so come faremo, ecco. però troveremo un nuovo colore, eh, qualcosa del genere. Uh... Ci fate una, una foto qua con i rappresentanti del... Eh? e poi direi che con questo possiamo sciogliere... Vai. Benissimo, grazie Simone. Uh, Fabio, la tua maglietta ti aspetta fuori. Grazie, grazie per essere stati qua a testimoniare eh, va bene allora io credo che ho cercato io guardavo sempre il telefono non perché dovevo messaggiare qualcuno è eh, perché ho l'ordine del giorno qua perché visto quello fatto cioè le cose fatte negli ultimi eh, e allora per sicurezza almeno seguivo tutto l'ordine del giorno um... aspettate ho dimenticato un comune Uh, no, olivola anche non c'è, vero? Ok, meno male, cioè, ne ho dimenticato un pezzo. Va bene, allora io ritengo che l'assemblea di quest'anno possa essere sciolta. Uh, ringrazio tutti per la partecipazione e per la disponibilità di tempo. Uh, ci vediamo il prossimo anno, se non prima, perché magari faremo un'assemblea uh, dedicata a delle cose uh, particolari. Però comunque, questo è lo sapete: il nostro momento un po' di festa, per cui io mi auguro che il più possibile e eh, il numero più importante di voi possa partecipare a questo pranzo. Eh, in questo, non posso che eh, ringraziare gli alpini che normalmente ci ospitano e che eh, diciamo contribuiscono alla riuscita di questo. Vedo qua il capogruppo, quindi lo chiamo un attimo qui per ringraziare eh, te, tocca. Uh, no, così almeno poi lasciamo tutti in pace dopo Massimiliano. Eh, grazie, grazie per tutto quello che fate. Sempre poi quest'anno l'ho fatto saltare un attimo sulla sedia perché gli ho tre menu, c'erano tutte le cose incrociate, eccetera. Sapete che avete i tagliandini, li terrete sul tavolo. Vorrei anche approfittarne ringraziando tantissimo i tre produttori di vino che eh, diciamo sono tre soci, perché poi noi al pranzo sociale si beve esclusivamente un vino fatto da un associato e ehm, inizieremo con lo Chardonnay della Casaccia di eh, Cellamonte che eh, c'è qualcuno qui dell'azienda? No, però in ogni caso ci hanno portato i vini. Poi continueremo con Dante Garrone che ha portato i vini ma non c'è e beveremo un grignolino di grana Monferrato e poi chiudiamo con il nebbiolo di Settimo Vittone della zona di Carema e lì poi ovviamente sarà in particolar modo per chi mangerà la grignata di carne però ci sono anche i formaggi quindi anche chi ha pensato al pesce potrà assaggiare lo stesso il nebbiolo. Tutto questo grazie a loro. Eh? Allora, adesso dobbiamo uh, abbandonare la sala perché qui si dovranno fare tutta una serie di cose, preparare tutto, quindi uscite eh, se volete fare due passi fuori e poi ci rivediamo qua a tavoli preparati.